In presenza di patologie, intolleranze, allergie, è possibile introdurre e cominciare un'alimentazione fresca o siamo incatenati ai cibi medicati? Allora, Allora, io io direi direi che nel nel momento momento in in cui cui proprio proprio c'è c'è una una problematica, problematica, bisognerebbe bisognerebbe passare passare a a Casalingo, Casalingo, ma ma perché? perché? Casalingo Casalingo fatto fatto però però in in un un certo certo modo, modo, perché perché il il Casalingo Casalingo è è l'unica l'unica alimentazione, alimentazione, e e in in questo questo caso è caso è molto molto importante importante che che si si adatta a adatta a quella quella situazione. situazione. Ti Ti faccio faccio un un esempio. esempio. Se Se io io ho ho un un cane cane con con un un problema problema epatico, epatico, i i problemi problemi epatici epatici non non sono sono solo solo di di natura natura diversa, diversa, ma ma anche anche di di gravità gravità diversa. diversa. Un Un cibo cibo già già pronto pronto è è uguale uguale per per tutti, tutti, ma ma ogni ogni cane cane potrebbe potrebbe avere avere bisogno bisogno di di alcuni alcuni alimenti alimenti in in più più o o in in meno, meno, a a seconda seconda di di qual qual è è la la sua sua situazione situazione in in quel quel momento. momento. Quindi Quindi assolutamente assolutamente sono sono convinta convinta che che l'alimentazione l'alimentazione casalinga casalinga si si può può fare fare in in corso corso di di patologie, patologie, la la faccio faccio collaborando collaborando con con i i veterinari, veterinari, collaborando collaborando con con i gastroenterologi, gastroenterologi, con con dermatologi, dermatologi, perché perché naturalmente naturalmente in in caso caso di di patologie patologie è è sottinteso, sottinteso, diciamo, diciamo, il il lavoro lavoro del del medico, medico, no? no? Però Però i i risultati risultati ci ci sono, sono, ma ma proprio proprio perché perché il il lavoro lavoro è è fatto fatto su su quel quel caso, caso, quindi quindi si si uniscono uniscono le le forze forze e e non non ci ci sono sono patologie patologie dove dove non non si si può può lavorare lavorare col col casalingo, casalingo, assolutamente, assolutamente, cioè cioè almeno almeno finora, finora, tranne tranne ecco, ecco, come come ti ti dicevo dicevo prima, prima, se se c'è c'è un un cane cane che che comunque comunque col col commerciale commerciale ha ha trovato trovato un un equilibrio equilibrio nella nella sua sua patologia, patologia, oltre oltre che che il il fatto fatto dell'anziano, dell'anziano, è è difficile difficile che che io io gli gli faccio faccio cambiare cambiare cibo. cibo. Certo, Certo, sarebbe sarebbe meglio meglio un un cibo cibo sano, sano, però però ho ho paura paura sempre sempre di di rompere rompere un un equilibrio, equilibrio, no? no?